diciamo, parecchio lavoro nella cartellina che abbiamo distribuito. C'è una piccola scheda che racconta tutto il grosso lavoro che ha portato a questo primo risultato oggi, a cui seguiranno poi i lavori che dovrebbero iniziare nei prossimi mesi. Proprio a partire da quella che è stata la riscoperta di questo edificio, grazie a una tesi di Luciana Bonella, che è qui, che io ringrazio, che ha avuto il pregio di raccogliere diversi punti che su questa chiesa erano maturati e si erano sedimentati nel tempo, ma di raccoglierli in modo organico. E soprattutto ha avuto la grossissima intuizione di collegare le particolarità di questa chiesa con le particolarità della rete di questi beni culturali del territorio, che è la grossa scommessa che questa chiesa deve affrontare, perché questa chiesa potrà vivere e potrà essere conosciuta e apprezzata se rientrerà, io mi auguro, in un grosso progetto di rete per la valorizzazione dei beni culturali e soprattutto della cultura materiale, delle tradizioni del nostro territorio.